Volevo dire che la macchina del cuore amico è veramente una super macchina. Per me la macchina del cuore amico è la macchina più bella perché è comodo, cioè è la macchina più bella del mondo. In 22 anni il Salento è tanto cambiato. Sono mutati il paesaggio, la società, le classi politiche, ma da 22 anni c'è, tra i punti fermi, una onlus che ha deciso di prendersi cura dell'anello più debole di questa terra, i bambini affetti dalle patologie più varie che piombano all'improvviso nella quotidianità delle famiglie. E lì dove non arriva il Servizio Sanitario Nazionale, entra in gioco Cuore Amico Salento Solidarietà, che ha creato un nuovo modo di fare del bene. Da sempre la Domenica delle Palme vuol dire festa grande, vuol dire abbracci e occhi lucidi, famiglie che si incontrano per la prima volta o per l'ennesima, ma certamente per non lasciarsi più. È il momento in cui Cuore Amico raccoglie i frutti della solidarietà di questo territorio meraviglioso, quello in cui questi frutti vengono benedetti e poi consegnati a chi ne ha bisogno. Super auto attrezzate al trasporto comodo e sicuro di chi è in sedia a rotelle o contributi economici vanno nelle mani di queste famiglie e chi ha donato nel corso dell'anno può star certo che ogni singolo centesimo andrà a questi bimbi. I numeri fanno girare la testa e spingono ad andare avanti. 4.736.816,61 euro sono stati raccolti per sostenere 647 bambini, consegnando loro aiuti economici e 176 auto. La garanzia di trasparenza e concretezza è data dal cuore colorato, simbolo del cuore grande del E questo Salento. ritrovarsi qui, la Domenica delle Palme, quando inizia la settimana più importante per la vita della Chiesa, che ci porterà alla risurrezione, è il segno più bello, è quello della speranza che noi qui viviamo, perché attraverso la solidarietà umana, gesti di sensibilità, gesti di chi è capace di coordinare queste iniziative, è la vera politica sociale. Auguri a tutti. Ma l'augurio è soprattutto a voi, alle famiglie, a tutte quante voi, perché già quel segno di Cristo che portate sempre, ogni giorno davanti ai vostri occhi, diventi un segno di speranza. L'emozione è sempre molto forte, eh? Io ringrazio ancora Monsignor Seccia per le parole bellissime che ha voluto dedicare principalmente a tutti voi. Io conosco una per una queste storie, sono circa 650 le storie che ho incrociato in questi 22 anni, storie di sofferenza, di ingiustizia, di mancata condivisione da parte anche della nostra società che delle volte corre, corre, corre e non si accorge, forse che un attimo dovremmo fermarci a dare una mano a chi è rimasto un po' indietro e che ha bisogno. Ma anche storie di grande amore. Conosco queste famiglie, Monsignor Seccia, e devo dire che negli anni ci hanno insegnato la dignità, ma l'amore profondo, quello vero, quello che supera ogni barriera, ogni malattia, ogni difficoltà, anche delle volte economica, ma che si stringe intorno a questi ragazzi con una forza che noi dobbiamo ogni giorno tenere presente nel cammino della nostra vita. Grazie a voi. Come è cambiata la vita da ottobre, da quando avete la macchina di Cuore Amico, l'auto attrezzata? Vabbè, è completamente diverso, cioè adesso ci possiamo spostare, fare quello che vogliamo, Asia può frequentare tutti i giorni scuola, non abbiamo nessun vincolo, cioè è completamente diversa la vita, sì. Adesso cerco di andare dappertutto, è più comoda, più subito la entri, la esci dappertutto, quindi non ti pesa molto la cosa. Ti dirò, non ho più il mal di schiena. Nel senso che ci spostiamo molto con la macchina, a parte questi anni vabbè un po' così particolari, però adesso la stiamo sfruttando un sacco anche per fare una passeggiata al mare, oppure lo porto in campagna, è molto più semplice ovviamente, meno faticoso per me e lui si diverte un sacco, ci è cambiato ovviamente in meglio al 100%. La vita è cambiata un tutto, tutto un bene.
un grande aiuto per noi, per Roberto, pure per me che mi sposto, pure i bambini, sono indipendenti. Tantissimo, cambiato in tutti i sensi, è molto più facile spostarsi, andare in giro, prendere, andare al mare da sola con lui senza nessun problema. Avendo iniziato la scuola superiore è un problema, no? Dal paese venire su Lecce, quindi diciamo grazie. Appuntamento al prossimo anno, ma nel frattempo continuate a donare, a organizzare eventi, a richiedere il salvadanaio di Cuore Amico che non si ferma mai. I bambini del Salento hanno bisogno di tutti noi. C'è un cuore che cresce, lo sai.